Alvise Castagna e Pietro Lamacchia, gli organizzatori del TEDx, che si tiene a Ischia per la prima volta. È un evento importante, internazionale, che parlerà dei temi del Mediterraneo. Ecco, raccontateci a chi si rivolge e perché è così importante in America in genere. Chi partecipa a questo tipo di eventi poi viene ascoltato dai governi. Certo, è un evento aperto un po' a tutti, in realtà non ci sono né limiti di età o di cultura. Ci saranno relatori che cercano di abbracciare vari temi e quindi appunto abbracciare un po' tutta la platea. Nasce in America, sì, come dicevi, in modo internazionale, ma negli ultimi anni sta prendendo piede sempre di più in Italia, e noi amanti di questa tipologia di eventi l'abbiamo voluto portare a Ischia. Ecco, quest'anno abbiamo scelto il tema del Mediterraneo come un tema che, a parte essendo su un'isola, essendo a Ischia, abbiamo un'isola e quindi circondata dal mare, non potevamo scegliere un tema più unico, soprattutto anche perché nella storia il Mediterraneo è sempre stato un mare che univa, adesso è un mare che a volte divide, quindi abbiamo deciso di, tramite i nostri speaker, di trattare argomenti che variano dall'attualità, dalla gastronomia, e anche per quanto riguarda la biodiversità marina. Bene, ma voi siete organizzatori singoli o fate parte di un'associazione? Singoli, sì. La licenza in modo singolo e la porteremo avanti tutti gli anni, sarà un evento di corsia. Ah, quindi è il primo di tanti anni qui nel Golfo di Napoli. Qui a Ischia. Avete avuto molti iscritti, insomma? Sì, sì. Il primo anno abbiamo una limitazione da casa madre per intorno a 100 partecipanti. Però con chi sarà la diretta streaming che lo renderà accessibile a tutti, e quindi vediamo, l'importante è partire. Pietro, tu sei un talento di ritorno, ecco, possiamo chiamarti così. Com'è che hai scoperto del peperone la tua vera natura, la tua vera speranza? Ma il peperone in realtà mi ha dato modo di esprimere forse la mia vera natura, perché ho plasmato l'azienda un po' su quelle che erano le caratteristiche di Teggiano, che è il mio paese, e del peperone, e ho solo fatto in modo di far coincidere le mie esperienze con quello che poteva servire al territorio per farlo esprimere. Ma quanti anni hai tu? Io ho 34 anni. Ecco, dopo 30 anni si può ancora ricominciare, secondo certo, te? Certo, si può ricominciare a tutte le età. Anzi, stasera abbiamo visto al TEDx di Ischia, abbiamo visto imprenditori o comunque attivisti di tutte le età che hanno cominciato la loro attività anche in età avanzata, quindi a tutte le età è possibile cominciare o ricominciare. E tu che cosa fai esattamente nell'azienda? Di parlacene. Io mi occupo di tutta la parte di relazioni dell'azienda, di sviluppo e del coordinamento generale delle operazioni. E noi produciamo in campo, trasformiamo e distribuiamo il peperone, io superviso tutte queste cose. E dove lo distribuite? Che cosa ha di speciale questo peperone? Io non avevo la bustina. A parte l'origine di Teggiano e la riproducibilità solo a Teggiano, è l'unico peperone crusco fatto in Campania ed è particolare per dolcezza e capacità di essiccazione. Dove lo troviamo? Lo troviamo sicuramente sul nostro sito, lo posso citare, certo. isegretidiliano.com, e lo troviamo in tantissimi ristoranti in Italia, ringraziando il cielo. Un messaggio per i tuoi coetanei che studiano, se ne vanno e poi ritornano. Che sono dei coraggiosi e che ci vuole coraggio ad essere anche coraggiosi, e che vale la pena provarci perché alle volte si riesce. Parlo dell'importanza dell'ascolto. Bene. E propongo una teoria che è invece un approccio alla trasformazione delle persone, delle istituzioni e delle organizzazioni in organismi apprendenti. Ecco, quanto può essere utile in questo momento storico proprio quello che lei dirà questa sera? Sì, devo dire che questa approccio viene da uno studioso dell'MIT di Boston, che ha fondato il Presencing Institute insieme a degli artisti. Quindi ci sono sia i contenuti intellettuali sia i contenuti artistici. Ecco, però, e sono favolosi, sono incredibili. Senta, professoressa, invece per quanto riguarda il suo libro Getting Things Done in Naples, di che cosa parla esattamente? Lì parlo dell'incompetenza. Ecco, in che senso? Parlo delle premesse diverse che abbiamo come parlante. Un parlante inglese dice "Nice day, isn't it?" Bella giornata, non è vero?
un italiano non direbbe non è vero, direbbe bella giornata. Punto e basta. Sì, e perché c'è la necessità per gli inglesi di avere questo confronto, ovviamente dialogico. Il napoletano e anche l'italiano non ne sente il bisogno, sa che l'altro interviene direttamente. Non ha bisogno di essere incoraggiato. E questo che conseguenze può portare? C'è una conseguenza di... Se io prendo un impegno e dico che lo farò, anche se fra 3 mesi, lo farò. Se invece un napoletano prende un impegno, ha bisogno che qualcuno lo conferma. Se non lo conferma, è un po' lasciato nell'aria. Ecco, mentre l'inglese è una lingua universalmente riconosciuta, il napoletano non è più una lingua ormai. Ma lo è. Bisogna anche dargli un suo prestigio. È una cultura.